Bentrovati, eccoci con la diretta live sul nostro canale di friuligol.it, come annunciato anche sulla radio stamattina. Diamo il ben ritrovato a Marco Rossi, collegato con noi. Ciao Marco. Sì, buongiorno a tutti, ciao Franco. Ecco, collegamento che è stato fatto in ritardo per motivi scolastici, diciamolo pure, perché condiviso questo PC da diverse persone. Perdonami per il leggero ritardo, Marco, però volevamo collegarti e volevamo ancora ricordare Ezio Vendrame, lo abbiamo detto, dopo aver interpellato Antonio Tormen Sabato e Alberto Fabris. Volevamo ancora ricordare l'amico Ezio, e tu di ricordi ne hai, ti do subito la linea perché di aneddoti di questo grande personaggio ne hai. Prego. Sì, ho avuto il privilegio di giocare un anno con lui a Pordenone, un po' bene di un anno perché lui è arrivato dopo, però devo dire che avendo avuto la possibilità di conoscere una persona veramente schietta, veramente onesta e un po' particolare, chiaramente particolare fra virgolette, perché aveva, diciamo così, le sue abitudini, si vestiva sempre allo stesso modo, camicia, come veniva la cosa, insomma, quindi è stato un giocatore, un calciatore, una persona veramente, veramente bella dal punto di vista personale. Devo dire che ci sono stati degli episodi, ma quelli che mi rimangono sempre in mente è stato soprattutto quel giorno in cui una domenica mattina dovevamo andare a Gervera del Montello a giocare e dovevamo trovarci a Pordenone alle 9 del mattino e tutta la squadra era pronta per partire. E mancava solo Ezio. E chiama a destra, chiama a sinistra, telefona di qua, telefona di là, Ezio non si trova. E siamo partiti senza di lui alla fine dei conti. E per 2 mesi lui poi dopo non si è visto più, no? E questo era lui, con i suoi pregi e con i suoi difetti. E poi l'altro episodio molto, diciamo così, rilevante, giocare a Romano di Lombardia. Noi eravamo secondi a un punto e loro erano primi e abbiamo vinto 3-1. Lui ha fatto un grandissimo gol. C'è stata una ammonizione, diciamo così, dalla parte dell'arbitro a me nel primo tempo. Ho preso un'ammonizione nel primo tempo. Nel secondo tempo, 10 minuti dalla fine, ne prendo un'altra e l'arbitro mi butta fuori. Alla fine della partita, alla fine della partita io vengo espulso. Alla fine della partita Ezio va dall'arbitro e in tutta tranquillità dice: ma guardi, sa che quel ragazzo lì che ha appena espulso gli è morta la madre 3 giorni fa, che non era assolutamente vero, e così se lo, se, se lo, diciamo così, lo manda fuori, lo distrugge, insomma, ecco, da questo punto di vista. Tant'è vero che l'arbitro poi dopo ha cancellato la munizione e la settimana dopo ho potuto giocare di nuovo nella partita successiva. Ecco, questo era per dirti Ezio. E tra l'altro, quando tu lo incontravi, lui ti chiamava vecchio, cioè aveva 10 anni, 12 di più di me. E ti chiamava vecchio, ma tutti, con tutti aveva quella tipica espressione: ciao vecchio, ciao. Ecco, quindi questo era Ezio. Ecco, e noi lo ricordiamo volentieri, sono tanti episodi, è bello ricordare una persona adorata, rappresentava, non so se puoi condividere, no? Il calcio per quello che deve essere all'interno della nostra vita. Può essere condivisa questa idea o meno, no? Marco, cosa dici? Esatto, ma lui aveva proprio quel modo semplice di approcciare alle persone che metteva tutti a suo agio. Tant'è vero, non so, qualche volta quando lui abitava a Udine ci trovavamo al fagiano per un bicchiere e
non voleva mai che pagassi io, doveva fare lui, quindi questo era più pur di restare in compagnia, bere un bicchiere insieme, insomma, ecco. Quindi grande persona. Grande persona, sappiamo che era appassionato di lettura, scriveva libri. Quali libri hai letto, se hai avuto la possibilità di leggerli? E adesso è tanto tempo, sono stato alla presentazione di un suo libro a San Daniele, al Portonato, è tuttora un ristorantino lì a San Daniele, e quello era quello appunto, quel libro che è l'ultimo che ho letto, però adesso non mi ricordo, sono tanti anni, quindi... però mi ricordo che, io penso che sarà 20 anni fa, che appunto che mi regalò quel libro lì, adesso non mi ricordo qual era, sinceramente. Ci sono diversi, ho partecipato anch'io a quelle serate, parlo anch'io di 15 anni fa, alla Gola del Vino in Viale Volontari della Libertà con l'amico Alberto Fabris, che poi aveva rotto la caviglia, giocava a casarsa con lui. Alberto era alle prime avventure, lui alle ultime, insomma, bei racconti che scriveremo su friuligol.it, riporteremo anche questo. Ecco, mister, approfittiamo della tua presenza anche per andare a parlare di altre cose, altri temi di calcio, approfittiamo appunto della tua presenza. Hai allenato 2 volte il Tavagnacco, hai anche portato la squadra 2 volte, mi sembra, una eredità di Bearzin Champions, hai partecipato certo. A un campo Champions League, no? Vero? Sì, cosa certo, mi dici certo. Di queste esperienze? Beh, è stato molto bello, insomma, una volta in Danimarca, una volta in Svezia, naturalmente quando vai a giocare là, l'ambiente, il fatto che loro sono molto, chiedo scusa, sono molto organizzati. Avevo una foto sul computer, per cui di Ezio, tra l'altro, adesso non so se si riesce a vedere. Ecco, questa è la foto del Pordenone del 78, così giusto per far vedere. E nelle foto eravamo sempre vicini, per dire la verità. L'esperienza è stata molto molto bella, perché appunto quando vai a giocare nelle loro realtà, già anni fa, settori giovanili, femminili già molto molto in avanti, con tantissimi associati, con tantissime tesserate, per cui da loro era molto difficile. Noi ci salvavamo in casa, in effetti le 2 partite in casa le abbiamo sempre vinte contro 2 grandi squadre, no? Contro il Malmo e contro il Fortuna Jürgen. È stata veramente una bellissima, diciamo così, esperienza. Poi c'è da dire che effettivamente in una società come il Tavagnacco, giocare in Champions e avere la possibilità di essere imbattuti in casa è stata una grande cosa. In più devo dire che mi sono rimaste molto, diciamo così, a cuore le 2 Coppe Italia che abbiamo poi vinto in quegli anni, dove un anno abbiamo battuto il Verona e un anno abbiamo battuto la Torres, che in quel momento era la squadra, diciamo così, che andava per la maggiore. Complimenti mister per queste cose, ma di queste avventure con Ezio parlavate? Eravate ancora in contatto con lui? Oddio, no, dopo Siete persi? del calcio femminile con lui non abbiamo mai parlato, insomma, ecco, non ho mai avuto la possibilità di parlare, anche perché dopo l'ho perso di vista, dal momento in cui è andato via da Udine l'ho perso di vista e lui ultimamente abitava a Treviso, insomma. Giustamente, sì, abitava a Treviso. E come persona, tu che l'hai conosciuto, potrebbe avere le caratteristiche di allenare una squadra femminile? Lo vedevi in questo ruolo? Ma non direi, insomma, ecco, devo dire la verità. Lui ci sapeva fare molto e gli piaceva molto i ragazzi, quindi lui,
con i bambini, con i ragazzi fino, diciamo così, ai 15-16 anni. Lui preferiva insegnare a quelli perché era anche più portato, probabilmente. Il calcio femminile, secondo me, non tanto per la parte tecnica, tattica, ma quanto per la parte psicologica, secondo me lui non sarebbe stato adatto, sinceramente. Allora, parliamo ancora di calcio femminile. Come vedi questo futuro dopo questa grande, che si è ritagliato in maniera positiva ultimamente il calcio femminile? È arrivata questo problema globale che potrebbe di nuovo riportare non solo il calcio femminile, tutto come prima. Cosa pensi? Sì, è stato un momento in cui le società, diciamo così, le grandi società professionistiche italiane sono riuscite, diciamo così, a portare il professionismo anche nel calcio femminile e questo, diciamo, è stata una cosa positiva per tutto il trend che ha avuto in questi ultimi tempi. Difatti, le partite vengono trasmesse su Sky, sul Team Television, quindi c'è stata una grande mobilitazione. Abbiamo fatto un buonissimo campionato europeo, per cui l'Italia, diciamo così, sicuramente ha guadagnato da questo punto di vista sotto l'aspetto di riuscire a smuovere quelli che sono, diciamo così, i sentimenti delle ragazzine che vogliono fare calcio, che magari prima avevano qualche ritegno dal punto di vista ambientale e da parte delle famiglie che erano un pochino contrarie. Quindi direi che da questo punto di vista ha fatto molto bene, diciamo così, questi ultimi tempi, aver portato il calcio, diciamo così, il calcio femminile a questi livelli. Per il futuro io mi auguro che non ci siano, diciamo così, ritorni al passato, perché probabilmente ci sarà comunque attenzione lo stesso da parte dei media, perché ormai si è intrapresa questa strada, per cui non penso si ritorni indietro. E da ex mister del Tavagnacco, come vedi il futuro invece del Tavagnacco? Diciamo, a dispiace che sia in questa posizione perché adesso come adesso, se dovessero finire i campionati così, probabilmente ci sarebbe una retrocessione e mi dispiacerebbe tantissimo perché quelli che sono, diciamo, i dirigenti del Tavagnacco, il presidente Moroso, Gigi Ressani, anche gli ex come Pichéo, insomma, hanno dato moltissimo al Tavagnacco, per cui mi dispiacerebbe che finisse in questo modo. Speriamo, dopo chiaramente è sempre difficile navigare in queste situazioni perché ti trovi a scontrarti con squadre professionistiche tipo la Juventus, tipo la Fiorentina, tipo il Milan, tipo l'Inter, adesso la Roma, il Sassuolo, insomma, che hanno notevolmente tantissime possibilità, non solo economiche, ma anche strutturali in più del Tavagnacco. E se il Tavagnacco riesce a stare a questi livelli è perché naturalmente ha un background notevole dal punto di vista del settore giovanile. Ecco, mister, si parla, abbiamo anche postato un intervento di Damiano Tommasi, si discute in questi giorni sul taglio, sulla riduzione degli stipendi sui giocatori di Serie A. Qual è il tuo punto di vista? Ma a me sembra giusto che anche i giocatori di Serie A si taglino gli stipendi come succede a tutti i lavoratori, no? Se sono dei lavoratori che, non so, quelli che hanno le partite IVA, faccio un esempio, che purtroppo devono fare a meno di uscire, fare a meno di diciamo avere dei stipendi. Per cui è corretto che chi, tra l'altro, prende tantissimi soldi come sono i calciatori professionistici,
cerchino di aiutare un pochino quelli che attualmente, se la situazione è questa, tutti vi devono dare una mano, per cui è corretto che anche i giocatori si taglino lo stipendio in base ai mesi che stanno fermi. Mi sembra più corretto, la proporzione è corretta. Ecco Marco Rossi con noi collegato, ti chiederei ancora una cosa prima di chiudere il collegamento. Abbiamo detto delle tue esperienze importanti all'inizio, ma io ricordo, siccome di calcio ne parlo da tanti anni, i tuoi esordi col mitico Dino Mansutti, il casacco. Anche qui un pensiero mi piacerebbe. Sì, esatto, è corretto. Il mitico Dino lo ricordo con tantissimo affetto, anche perché è una persona un po', anche lui un po' particolare sui generis. Io ancora, e lo porto al polso, adesso che mi hai detto, l'orologio che mi ha regalato il presidente, per la promozione. Per cui. Quindi parliamo del 98, 99, adesso non mi ricordo, o del 99, 2000, adesso non mi ricordo. Quindi io ho ancora questo ricordo che da parte sua, che porto sempre al braccio, perché Casalacco è stata la prima. Io ho voluto partire dal basso, no? Non ho voluto partire dall'eccellenza, ho voluto partire dalla terza categoria perché. Era veramente una cosa che ecco, siamo partiti da lì, per cui il casacco in quell'anno è stata la prima volta che andava in seconda categoria, quindi veniva promosso, per cui mi è rimasto moltissimo quell'esperienza in cui il buon presidente Dino Mansutti faceva il factotum, tagliava il campo, segnava il campo, era lo spogliatoio, faceva le griglie, faceva un po' tutto, insomma. Quindi grandissima persona e lo stimo da questo punto di vista. Un pensiero, un saluto in questi momenti difficili perché dobbiamo parlare anche a nome di tutte queste società che abbracciano il calcio regionale di massa, dalla prima alla terza categoria, che fanno enormi sacrifici e sarà dura, immagino, proseguire, andare avanti, no Marco? Sicuramente sì, però con un po' di consapevolezza, un po' di attenzione anche, pian pianino le cose si metteranno a posto poi alla fine, per cui penso che non ci siano cioè, sicuramente ci saranno dei problemi, magari all'inizio a riprendere il tutto, ma poi dopo la cosa come sempre si tranquillizzerà. E ritorneremo, non dico quelli di prima, ma insomma più o meno sugli stessi livelli. Certo, noi speriamo sia così in effetti. Le dirette streaming targate Friuli Gol per allietare la quarantena di chi ci segue, ai nostri assidui lettori. A questo punto io ti ringrazio, seguirà uno scritto dopo questo nostro incontro live, verrà riportato Mister Rossi e io ti ringrazio per questi momenti che hai voluto ricordare. Abbiamo fatto il collegamento per ricordare appunto Ezio Vendrame, tanti ricordi, però abbiamo passato più di un quarto d'ora parlando di calcio e ci ha fatto veramente piacere. Grazie, buone cose e buone fortune. Ha fatto piacere anche a me, grazie altrettanto a tutti, saluti.